Questa cassetta video nasce da un'idea di Gennaro Montuori, in collaborazione con l'indiscusso campione Stefan Zwock. Infatti, queste immagini riflettono quella che è la sua carriera e soprattutto la sua personalità. Questo lavoro è interamente dedicato all'indimenticabile fratello amico Giorgio Ciccarelli. Campione pure lui, già, campione pure lui di un tifo storico, di un tifo puro, di un tifo assoluto. Quando ne parlavamo anche Giorgio era alle stelle per questa iniziativa. Già, perché lui amava questo campione, lo stimava e lo riteneva un grande, proprio come me. E come la gran parte dei tifosi che sanno valutare la grandezza di un professionista. Ricordo che non vedeva l'ora di cominciare. Così certi di una sua guida, anche se invisibile ma sicura, io e Stefan andremo avanti per dar vita a queste immagini, a questa idea che ebbe origine quando per Giorgio la vita significava ancora e soprattutto il suo grande Napoli. Quando lui ancora batteva forte il cuore per la sua squadra, i suoi campioni, i suoi amici ultra, ed il suo volto era il ritratto della gioia. Giorgio, fratello, per te. La società sportiva Calcio Napoli nasce nel 1926, ardentemente sognato da questo popolo così passionale, che non desidera altro che vedere una squadra di professionisti in azione. Il Napoli ha avuto sempre grandi attaccanti, dal mitico Sallustro ad Amadei, l'indimenticabile trio Jeppson, Pesaole e Vinicio. Un altro mitico trio è stato quello formato da Sivori, Altafini e Canè, il brasiliano Clerici, mister 2 miliardi Beppe Savoldi, e la famosa sigla magica formata da quattro campioni, il mitico Diego Armando Maradona, che fu uno dei protagonisti della storia del Napoli, facendo entrare il club azzurro nell'elite del calcio. Insieme a lui entusiasmarono la folla partenopea Giordano, Carnevale e Careca. Ah, il 2000, ne è passata di acqua sotto i ponti, ed ora è il momento del grande Stefan Zwock. Pensate, Zwock ha affiancato il record dei due supercannonieri, Sallustro e Boia, che in un sol campionato segnarono la bellezza di 22 gol. E cosa dire del fatto che egli stesso ha già superato il record dei grandi? Altafini, Clerici, Savoldi, Maradona, Careca, Zola e Fonseca. Roba da poco? Beh, scherziamoci su, ma i dati parlano e parlano anche forte. Se la nostra squadra è riuscita a risalire la vetta, lo dobbiamo soprattutto a questo grande campione, che insieme a coloro che come lui hanno dato anima e corpo per portare avanti la nostra causa, hanno fatto sì che il nostro non rimanesse solo un sogno impossibile. Napoletani, vi amo! Ti piace Napoli, Stefano? Molto, molto. È bella Napoli? Sì, molto, mi trovo bene, specialmente con la famiglia, è una città molto vivibile, poi insomma i miei familiari sono ambientati molto bene. Che cosa ti ha colpito di più di questa città? Ma l'affetto che hanno queste persone verso di me, verso la squadra, diciamo che ti dà emozioni che penso che solo qua ecco, puoi provare. Oh,
Quando segni un gol, che effetto ti fa? Sentire il rumore di questa moto e sentire il rumore del tifo. Ma sai, questa è una mia passione, l'Harley, adesso da poco tempo ne ho io anch'io una e mi diverto, ecco, a girare per Napoli, ecco. Però sicuramente il rumore del tifo è un rumore del, diciamo, del lavoro che faccio, ecco. Di soddisfazione, di voglia di dare sempre il massimo, che è una spinta in più che ti dà questa tifoseria, che ti dà questa città. Sono nato a Bolzano il 19-10-69, un quartiere abbastanza povero, diciamo che l'avventura da calciatore è iniziata molto presto, all'incirca quando avevo 7-8 anni, sai, le risorse erano quelle che erano, mio padre e mia madre hanno dovuto fare molti sacrifici all'inizio per mandarmi, per potermi mandare a giocare e dopo sono passato, quando avevo 13 anni sono andato via di casa, sono approdato alle giovanili del Trento dove ho fatto tutte le trafile fino alla prima squadra. Dopodiché sono andato a giocare alla Benacense, a Riva del Garda, che ho fatto l'anno di militare. Dopo sono andato a giocare nella SPAL, dove là ho conosciuto mia moglie Patrizia. Ci siamo sposati il 2 giugno del 91. We have on the time. Precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step out the way we'll find us with the cure. Dopo un anno è arrivato mio figlio, che Jacopo, che adesso ha 9 anni. E voglio rimanere a Napoli. Chi lo dice questo? Io. È il nonno che ti dice? Vattene a Napoli. Ormai mi sento anche un terrone. A chi gliel'hai detto questo? A nonno. Adesso è in arrivo un altro bambino che dovrebbe nascere a novembre e diciamo che i nomi insomma li ha decisi già mio figlio, ecco. Nel caso fosse maschio si chiamerà Alessio, nel caso fosse femmina si chiamerà Carlotta, ecco. Mio marito giocava in C2 a Ferrara
Dopo è andato a Crevalcore in interregionale. Lui ha cominciato dall'interregionale, è andato a finire a Ravenna in C1. In C1 ha vinto il campionato, è andato in B. Però fino a Ravenna lui aveva uno stipendio di 2-3 milioni al mese. Quando ha vinto il campionato a Ravenna, che siamo passati dalla C1 alla B, dopo ha cominciato con uno stipendio normale, poi siamo passati a Venezia. No.
E poi da Venezia l'hanno passato a Napoli, che qui a Napoli... Siamo tornati nel calcio che conta e non è stato facile. Dopo aver trovato un ambiente molto ostile, molto difficile, Stefan Svokar è riuscito a dare tantissimo al Napoli e ai napoletani, riportando il Napoli in Serie A. Grazie Stefano. Com'è bella a città di Pulicinella. Soddisfazioni calcistiche hanno raggiunto un notevole successo, le cose stanno andando bene. Tanta felicità negli occhi di Patrizia e Jacopo. Sì, diciamo che dopo un inizio titubante da parte della mia famiglia e non mio, c'è stato questo ambientamento che è stato favoloso. Ecco, la città si è rivelata molto più bella di quella che si pensava dall'esterno. Ci siamo calati nella mentalità, nell'ambiente di questa città che è stupenda, la gente ti trasporta in un modo fantastico, perciò adesso la mia famiglia è felicissima di stare a Napoli, è felicissima di continuare questa avventura con la maglia azzurra. Ecco. Hai sognato di giocare con Maradona, ma il tuo idolo era Careca. Sì, è vero, insomma il sogno di tutti i giocatori penso che sia stato quello di giocare almeno un minuto con Maradona, ecco, però il mio idolo anche per il ruolo che ricopriva era Careca, un giocatore che penso che si è ricordato in modo indelebile da questa gente, ecco, perciò è stato un giocatore secondo me fantastico, uno dei più bravi che si è mai venuto in Italia, un attaccante che insieme a Van Basten era il più forte che c'era in circolazione, secondo me è il più forte che è venuto qua a giocare da noi. Perciò indubbiamente per me era un sogno vederlo giocare, un sogno più grande ancora un giorno poter vestire la sua maglia, ecco, è stato un sogno che si è realizzato. Cosa vuoi dire di te? Che non sfacillo. Che effetto fa aver superato tutti nella classifica della storia del Napoli in un anno? Hai superato Fonseca, Maradona, Careca, Giordano, Carnevale, Altafini, Clerici, Savolti e poi soprattutto Luis Vinicio che aveva 21 gol e il record era di Wojak e Jeppson con 22 gol. Tu li hai superati tutti. Ma sai, a parole è difficile spiegare la soddisfazione che si prova a entrare nella storia del calcio Napoli e nella storia del tifo del calcio Napoli. Sono sensazioni che porterò sempre dentro di me con immensa gioia anche quando un giorno dovrò allontanarmi da questa città. E, diciamo che i nomi che hai detto te prima sono diciamo, quasi impronunciabili, ecco, perché insomma sono gente che è fuori classe, gente che ha fatto la storia di questa società. Io sono già contento a sentire il mio nome affiancato a queste persone qua, però loro hanno dimostrato nella massima serie di valere tanto e io spero il prossimo anno di dimostrare tutto il mio valore per questa città che merita solo delle grosse soddisfazioni.
Il rapporto con Novellino? Ma il rapporto col mister, penso che lo sappiate tutti, è un rapporto particolare che va al di là di allenatore e giocatore. È una persona, secondo me, che per la mia carriera è stata fondamentale. Ci siamo tolti moltissime soddisfazioni insieme, speriamo di togliercene altrettante. Ecco. L'importante è che ognuno di noi dia sempre il massimo e si senta, diciamo, di dover faticare di giorno in giorno. Lui è un lavoratore che non lascia niente al caso, e così sono io. Perciò penso che Napoli sia una città fatta su misura per lui. So che ami tantissimo il mare e hai un rapporto stupendo con questa città. Sì, diciamo che negli ultimi anni ho sempre giocato in città di mare, ecco, però magari questi paesaggi non è che ce li avevo molto. Per quanto riguarda la città è stupenda, per quanto riguarda il rapporto con il tifo ancora di più, ecco, perciò speriamo di poter continuare a lungo questa avventura napoletana. Stop. A little higher. Don't.
So che stimi tutta la tifoseria, i distinti, la tribuna, la curva A, che noi cogliamo l'occasione anche per salutare, ma è un rapporto particolare con la curva B, soprattutto con gli ultra. Sì, diciamo è vero, il pubblico napoletano è fantastico in tutto, ecco, però diciamo che il settore della curva B magari è quello che tante volte ci ha sostenuto anche nei momenti difficili senza mai farci sentire, diciamo, il distacco, ecco, perciò sicuramente un ringraziamento va a loro e a te che li rappresenti, ecco, perciò speriamo di continuare anche in futuro a dare molte soddisfazioni a voi perché ve li meritate come tutti gli altri tifosi che insomma indubbiamente fate dei grossi sacrifici per poter stare dietro alla squadra, ecco. We'll be right back.
No pares,
C'hai una dedica particolare in questa cassetta, una persona che tu stimavi molto, era un grande amico mio, fraterno. Ma certamente la soddisfazione che abbiamo avuto quest'anno a riportare Napoli in Serie A, diciamo, è stata un po' macchiata dalla scomparsa di un nostro grande amico, prima che tifoso, di Giorgio, a cui penso che la mia dedica personale di avere riportato il suo Napoli in Serie A, anche perché il rammarico se n'è andato proprio quando la sua squadra del cuore, la squadra per cui lui ha dedicato una vita intera, era nella Serie B, ecco, dove non ci dovrebbe mai stare. Perciò penso che questa Serie A sia stato un piccolo regalo fatto a lui, che penso che anche da lassù continui a tifare Napoli e far sentire la sua presenza vicino alla squadra. Penso che sia una cosa, diciamo, spontanea dedicare questa vittoria a Giorgio e pensare a lui come una presenza costante nella curva B, ma penso che voi, anche se non c'è la sua presenza fisica, penso che moralmente lo sentiate sempre a fianco a voi, ecco. È stata scritta una canzone per te da Gennaro Montuori, da Gennaro Scotto, con la grande collaborazione del maestro Alberto Costa, e questa canzone è stata cantata anche da te. Ti sei divertito con questa canzone? Una bella esperienza con i fratelli Artesi, con il tifo? Sì, una bellissima esperienza, anche perché fa parte magari cantare di un hobby che ho nel tempo libero, ecco. Sì, Jacopo, vorrei rimanerci per tutta la vita. Che pubblico stupendo. Soprattutto gli amici degli Ultra. Stefan, dimmi cos'è che ci sentiamo amici. Che ci sentiamo uniti e siamo più felici. Dimmi che batte in fondo al cuore quando lo stadio urla il tuo nome e si fa azzurro il cielo in un tuo gol. Io rincorrevo da tempo queste sensazioni, sognavo di giocare insieme a Maradona e adesso
canto insieme. Un pezzo di bandiera è volato su nel cielo. Anche nell'aldilà, l'azzurro del Napoli sarà presente per l'eternità. So che ami la pizza napoletana, è vero? Sì. Mi piace molto, anche perché insomma Napoli è abbastanza famosa per la pizza. Un'altra cosa che ho approfittato quando sono venuto a Napoli, però siccome ne ho mangiata troppa subito all'inizio, mi sono stufata la mozzarella. Penso che sia una cosa che su da noi non esista. La pizza capumaro è in un quadro in un vitto, caccia miso con pendiello, l'aglio, l'olio, c'è geniale mare. Mamma mia, oi ne, a pizza in Napoli, oi ne, a pizza in Napoli, è Napoli. Un messaggio sociale da parte di Stefan Sbock. No, dico, siccome Napoli è una città molto grande, e d'altronde come da tutte le città grandi c'è molta disoccupazione, dico, prendere 1.000, 2.000 persone, 3.000 persone e fargli ripulire tutte queste cose che sporcano questa città, che penso che sia un peccato in alcuni posti vederla in queste condizioni. Allora, dopo questa chiacchierata, chiudiamo con un messaggio, penso alla tifoseria che rappresenta il Napoli, ecco, si potrebbe modificare la canzone così. Com'è bella, curva B e Palumella. Poi un'altra cosa è, spero di non dover andare via da questa città, perché insomma tra me e Napoli è scoppiato l'amore e spero di poterci rimanere il più a lungo possibile. Un pezzo di bandiera è volato su nel cielo.
anche nell'aldilà, l'azzurro del Napoli sarà presente per l'eternità.